Amici, oggi è il 25 agosto, prima giornata di campionato ufficiale 2012-2013. Siamo qui a Milanello a fare la conferenza stampa di Mister Allegri per la prima partita che disputerà domani a San Siro con Milan-Sampdoria. Casualmente la prima partita anche di Pazzini contro una sua ex. Un Pazzini che abbiamo sentito ieri, molto gasato, molto tonico, e vediamo quest'anno questo Milan dove ci porterà. Possiamo partire, quindi. No, visto prima che mi dovete fare in bocca al lupo voi a me, lo faccio io a voi per la nuova stagione, visto che ci ritroviamo per la terza volta. E da qui iniziamo la conferenza con le belle domande che ci siamo fatti. Mauro. Mister, inizia il campionato, tempo di pronostici, un po' dappertutto si leggono le griglie di partenza. E molti pronostici relegano il Milan al quinto posto. Juventus soprattutto, vicino all'Inter, ci mettono davanti anche Roma e Napoli. Lei questa cosa, non mi chiedo se la condivide, ma pensa anche un po' di usarla come stimolo nei confronti della squadra. Sicuramente il fatto che quest'anno non siamo favoriti rispetto all'anno scorso è uno stimolo in più per, soprattutto per dimostrare che questa squadra ha dei valori tecnici e morali, una squadra che creerà curiosità perché da parte di tutti non si sa dove può arrivare questo Milan. Se questa squadra sarà da quinto posto, ma può darsi che sia anche dal primo posto. Il calcio è bello per questo e soprattutto perché è un gruppo di ragazzi che ha lavorato molto bene quest'estate con grande voglia, determinazione e soprattutto la determinazione nel voler dimostrare o ribaltare tutte le cose che sono state scritte e dette su questo Milan al momento. Parliamo della partita di domani, che credo che sia una partita importante all'inizio della stagione, contro una Sampdoria che ha fatto molto bene, ha battuto il Barcellona nel trofeo Gamper, anche se nel Barcellona sicuramente mancavano quasi tutti i titolari, però una squadra ben organizzata, con dei valori tecnici. Le partite di calcio italiano non sono mai facili da vincere, e quindi domani bisognerà affrontare questa Sampdoria con grande determinazione, cercando di riprendere quella buona cosa che avevamo iniziato durante il periodo della preparazione nelle due partite dove non avevamo preso gol, cosa che invece dopo è venuta a mancare con Real Madrid e con la Juventus. Tu hai parlato di fiducia. Da dove deve nascere questa fiducia in questo Milan che ha perso tanti giocatori per scelta dei giocatori, per scelta della società? E quando purtroppo, qui credo che bisogna, una volta per tutte, chiudere il discorso, perché è inutile stare a parlare sempre dell'anno scorso, di 2 anni fa, di 10 anni fa, di 20 anni fa, di 40 anni fa. E io 20 anni fa o 20 anni meno, purtroppo non ho 20 anni più e non ci posso fare niente, indietro non posso tornare. La vita va avanti. L'anno scorso, per età e per qualcuno, ha preso una decisione diversa, rispettata la società, sono andati via 10 giocatori che hanno fatto la storia del Milan. Due giocatori, Thiago e Ibra, sono state fatte delle scelte. Quest'anno è un Milan dove manca ancora la settimana del mercato. È stata costruita una squadra con caratteristiche di giocatori sicuramente diverse da quelle che magari potevamo avere l'anno scorso o 2 anni fa, ma una squadra che per la determinazione e per i valori tecnici è una squadra che si può togliere soddisfazione. Aspettando questi 7 giorni di mercato, dove la società lavorerà e soprattutto sa benissimo cosa può mancare a questa squadra. Allora volevo capire un po' la tua situazione, la tua posizione. Si è letto tanto, si è pensato tanto in questi giorni. Allora, innanzitutto, così almeno risolvo le dimissioni, non mi era mai passato per l'anticamera del cervello di darle, perché altrimenti perché sono andati via in 10 la colpa dell'allenatore, muore quello la colpa dell'allenatore, quindi io sto qui così almeno qualcuno ci sono sempre io. Per quanto riguarda con Galliani ho un ottimo rapporto. Quando i giocatori si sono trovati al Milan, con Galliani, col presidente, con cui sono stato insieme a cena, siamo stati insieme a cena dopo la partita con la Juventus, ci sono degli scambi di opinioni, di idee sui giocatori che possono servire alla Milan, ma tutti insieme
lavoriamo per la costruzione di un Milan che possa lottare soprattutto in Italia per vincere il campionato, per avere questi obiettivi. Quindi non ci sono assolutamente discussioni. Ovvio. Il fatto di Zé Eduardo l'altro giorno c'è stato uno scambio di idee, poi dopo abbiamo ritenuto giusto fare questa scelta. Per quanto riguarda Cassano è stato un giocatore importante nei primi sei mesi del appena arrivato, perché ha contribuito con i suoi assist e i suoi gol nella vittoria dello scudetto, dopo che era stato 4 mesi senza giocare. Aveva fatto un inizio stagione veramente alla grande l'anno scorso, poi è stato fermato a quel problema al cuore. Credo che sia stato aiutato dal Milan, è stato rimesso in campo e gli è stata data una mano per andare agli europei, perché se non giocava nel Milan agli europei non andava. E poi ha chiesto, con lui ho sempre avuto un rapporto franco, nel senso che ho sempre detto quello che pensavo, lui mi ha sempre detto quello che pensavo, perché mi ha chiesto di essere ceduto. Con me Antonio Cassano ha giocato abbastanza e spesso. Poi, come tutti i giocatori, se uno chiede di giocare 60 partite, io non posso promettere di giocare, che uno possa giocare 60 partite, perché il calcio oggi è così. Ho uno che oggi, che domani va in tribuna, ora in tribuna non ci vanno più perché sono 23 giocatori in panchina, viene considerato, diciamo, poco dall'allenatore, poi l'indomani può succedere il contrario, quello diventa un titolare inamovibile e uno che è titolare inamovibile non diventa più, diciamo, un titolare. Però Cassano, dimostrazioni fatte dimostrano, che quando è rientrato dopo l'infortunio al cuore, credo che non è che l'abbia tenuto in tribuna, abbia giocato. Quindi non è, chiudendo, non è che Cassano è la quinta, sesta punta, dico, non l'hai mai considerato? Quest'anno sesta, no, perché ne avevo solo 4, quindi sesta non poteva essere. No. Però è un giocatore straordinario, ha fatto bene, ha fatto una scelta, la società lo ha accontentato, da noi è arrivato un giocatore importante come Pazzini, che a noi come caratteristiche ci serviva, e quindi credo che Antonio sarà felice di essere andato all'Inter, noi siamo felici che è arrivato Pazzini. Nella vita ci sono divorzi, stiamo perdendo queste cose, siamo tutti dentro. Però da quel che ho capito, mi sembra di capire, ecco, che non c'è stato un discorso particolare per Antonio, tu li metti tutti sullo stesso piano, questo può essere un bene o un male. Ma no, ma sullo stesso piano, cioè, Ibra lo potevo mettere sullo stesso piano degli altri, ci sono nella squadra dei punti di riferimento, però Cassano è stato un giocatore per me importante, ma gli ho sempre detto, l'anno scorso all'inizio giocava, ha sempre giocato, e nei sei mesi in cui è venuto il primo anno, è stato un giocatore determinante nell'ultima mezz'ora, quando ha giocato all'inizio, nella parte finale, cioè è un giocatore determinante. Poi ha fatto la sua scelta. È giusto anche così. Ancora una piccola curiosità che riguarda, ha parlato Cassano di regole. E chi le deve far rispettare le regole in una squadra? L'allenatore, la società? Allora, sta parlando di uno spogliatoio un po', vivace. Soprattutto nelle squadre che lottano per vincere, dove ci sono grandi campioni, dove ci sono grandi, forti personalità e dove la tensione e le pressioni sono molto alte, non si possa andare avanti con i bacini, come ho detto qualche settimana fa. E prima dell'allenamento non è che viene il prete a dare la messa, noi tutti con cioè. Quindi le discussioni e le problematiche c'erano anche quando abbiamo vinto lo scudetto. È che dopo, parlare dopo, adesso non serve a niente. Serve solo alimentare le polemiche. Io credo che quando ci sono delle problematiche che si risolvono dentro lo spogliatoio, non è che si vince solo se ci diamo baci e abbracci, si vince quando la squadra va in campo e tutti lavorano per centrare l'obiettivo. Com'è? Ma domani nei 12, domani abbiamo 12, così hanno fatto una roba per mettere più in difficoltà l'allenatore, almeno ce ne avevi 7, quando si dice ce ne hai 12. Però non mandi più nessun impegno. Sì, ma credo che il numero giusto potesse essere 20.
poi puoi portare due portieri, ah, poi abbiamo più corso tempo, quando l'anno scorso abbiamo portato tre portieri a Londra, sono stato attaccato lì avanti, invece ero già avanti, poi a tre portieri, ma Boateng, diciamo, l'anno scorso ha fatto, quando è stato bene fisicamente, ha fatto le grandi partite. È normale che deve aumentare il numero delle presenze, per farlo bisogna che stia bene fisicamente, però già sta crescendo la sua condizione e credo che domani farà una grande partita. Quindi ne avete due, Schill e Boateng, andiamo avanti. Le due partenze precedenti nei due campionati che pure hanno visto il Milan collezionare tanti punti sono state non positive. Quest'anno avete fatto qualcosa, perché quanto è importante, te ne sei reso conto, perché recuperare è sempre difficile, poi c'è la bellissima distrazione della Champions League eccetera, quindi in questo senso avete lavorato, visto che poi hai cambiato anche il preparatore, per partire in una maniera diversa dagli ultimi due anni? No, abbiamo cambiato delle esercitazioni di lavoro, ma abbiamo fatto un buon lavoro, anche perché è l'unico periodo dove possiamo lavorare. È normale che all'inizio del campionato le partite sono un po' strane, non puoi avere una condizione ottimale, e quindi ci vuole grande attenzione, sfruttare al meglio le occasioni che capitano per cercare di prendere dei punti, a volte magari non anche meritando. Ultima cosa, tu hai più dubbi di me, io ne ho solo due per quelli che riguarda la formazione. Io volevo sapere in questo momento chi è favorito, se me lo puoi dire, tra Acerbi, Zapata e Yepes di fianco a Bonera. E il secondo dubbio, io credo che sia Flamini, Montolivo, Nocerino, oppure ci sono anche chance per Costa. Questi miei due dubbi restano per te. C'è un dubbio a metà campo e un dubbio nei due centrali. Ma io ho chiesto chi era secondo tempo favoritino. Vediamo il torneo. Andiamo sul no, tema. Vediamo, perché un colombiano ci sarà. Un colombiano, abbiamo due. Poi dico, uno ci potrebbe essere anche in Maria. La Colombia è il 66% rispetto a noi. Prego, te, a te. Grazie, sono Gina Marti, giornalista brasiliana per Vietnam, per i francesi. Io vorrei fare due domande su Thiago Silva. Allora, lei che va allenato per due stagioni, ci può dire quali sono le principali qualità sue in campo? Questa è la prima domanda. Grazie. Qui ci vuole un'oretta per dire, un'oretta di Thiago. Thiago è un giocatore straordinario, un giocatore che credo che nel suo ruolo sia unico al mondo, ma no, non unico con due o tre spanne sopra gli avversari. Con tutto il rispetto degli altri, togliendo questo momento Nesta che ha smesso, perché era per giocare a un giocatore che ha grandi qualità tecniche, un giocatore che ha grande velocità, forte di testa, un giocatore che quando ha giocato davanti alla difesa a metà campo ha fatto due o tre partite straordinarie, un giocatore che può tranquillamente fare la mezzala. Credo che averlo allenato per me è stata una grossa fortuna.